Parte piano anche Shakira Griffa. La macchina se ne va con Sweet Movie Lomar, che mette in campo la sua frazione iniziale molto veloce, va al comando. Numero 5, Salome Laser, squalificato. Avanti al 4 di Shiraz De Greppi, al 2 di Spring Kronos. In quarta posizione Sissi ZS, che ha colto una buona partenza. Dopo 300 metri Shiraz si accoda alle spalle di Sweet Movie Lomar, poi Spring Kronos in terza posizione, che ora avanza avanti a Sissi ZS, che dalla seconda fila, come dicevo, è partita molto forte. Quindi via via tutti gli altri, con in quinta posizione Samba Griff Italia, mentre ha sbagliato e finita squalificata Salome Laser. 30 letti il primo quarto, davanti alle tribune sfonda Spring Kronos e assume l'iniziativa. Passi 600 metri in 45-3, va a affrontare la retta di la penultima curva, la mitica curva del caffè al comando, e si prepara a completare i primi 800 metri passandoli da leader. Spring Kronos e Flavio Martinelli chiudono i primi 800 metri in poco più di un minuto e uno. Vanno a affrontare la retta dell'aeroporto, quella di fronte al primo vantaggio, sempre seguiti da Sweet Movie Lomar, poi in terza posizione Shiraz De Greppi, mentre sposta dalla quarta posizione a 650 metri da conclusione Sissi ZS. Spring percorre in 17,1 virgola il primo chilometro, guida davanti alla coppia Sweet Movie Lomar e Sissi ZS, poi Shiraz De Greppi e via via tutto il gruppo. Siamo ai 400 conclusivi, curva finale, Spring prosegue in vantaggio sulla coppia composta da Sweet Movie Lomar e Sissi ZS. Gli altri per il momento corrono soltanto per il quarto posto, perché sono ancora un po' indietro, quando il traguardo ormai si sta avvicinando, anche se in mezzo alla pista provano a venire in avanti Shakira Griff e Sirma, ma sono ancora un po' lontane. All'ingresso addirittura Spring si presenta in chiaro vantaggio, lunghi paletti, tenta di sfuggire ai rivali, poi è un po' in difficoltà e viene attaccato da Sweet Movie Lomar. I due terminano vicinissimi sul palo, al terzo posto finisce il 7 di Sirma, poi Shakira Griff e la stanca Sissi ZS. Vince Spring Kronos, il numero 2 dello schieramento, che come vedete, richiesto da Flavio Martinelli, in 16-6 conserva un minimo di vantaggi che basta per vincere e precedere Sweet Movie Lomar. Primo battistrada Sweet Movie Lomar, ha ceduto il passo alla vincitrice dopo 600 metri e in arrivo ci ha riprovato, ma si è dovuto accontentare della miglior piazza. 2-3-7-6-8 i premiati, 2-3-7, rivediamo il tutto. L'attrio della prima corsa e il totalizzatore dice 1,92 per la vincitrice. I colori della Viking Management, il training di Cristian Rizza, Flavio Martinelli in cabina di regia per questa bella Viking Kronos e Brava Power che si ascrive alla prima prova di Villanova.